Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: per Lorella Cuccarini ormai non c'è più niente da fare. I rapporti con lei sono rotti per sempre. La conduttrice e quella sua collega non la può proprio vedere. È un odio reciproco il loro e non si placherà mai. È una Lorella Cuccarini molto diversa da quella che siamo abituati a vedere ad Amici, quella che si lamenta del suo pessimo rapporto con la sua collega. Non si possono proprio vedere. Non si tollerano per niente. Tra di loro ormai i rapporti sono rotti per sempre e nessuno riuscirà a farle avvicinare. Nella vita non possiamo farci andare bene tutti e soprattutto non possiamo stare simpatici a tutti gli individui che vediamo. È un dato di fatto e lo sa bene la Cuccarini, la quale non ha mai avuto feeling con questa persona. Soprattutto si odiano da quando ci ha messo lo zampino un noto conduttore. Scopriamo tutti gli altarini di questa vicenda. Se siete curiosi, proseguite nella lettura. Lorella Cuccarini lascia Mediaset. Pare che a Lorella Cuccarini sia stato offerto un nuovo lavoro in Rai, in quanto dai vertici la vorrebbero alla conduzione di Oggi è un altro giorno, al posto di Serena Bortone. La showgirl però, da voci di corridoio, pare che abbia rifiutato la proposta, in quanto non ha nessuna intenzione di lasciare il suo ruolo da insegnante alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Non si sa se il rifiuto sia una questione di compenso insoddisfacente o di brutti ricordi, visto il caos mediatico scoppiato qualche tempo fa dopo il suo licenziamento alla Vita in Diretta e il suo litigio con il collega Alberto Matano. Quel che è certo quindi è che Lorella non vuole abbandonare Maria De Filippi, con la quale ha una profonda amicizia, come suggerisce questo vecchio post in suo onore. Un anno fa, ero stanca e sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu, mi hai spalancato le porte. In cambio, non hai chiesto nulla. L'astio tra la Cuccarini e la collega misteriosa. Lorella Cuccarini non può proprio sopportarla. Con quella collega non riuscirà mai ad avere un dialogo. Ad oggi i rapporti sembrano essersi rotti per sempre. Stiamo parlando ovviamente della diatriba che ha origine dagli anni 80 tra lei e Eder Parisi. Le due hanno iniziato ad emergere nel mondo dello spettacolo più o meno nello stesso periodo, con capacità molto simili. Per questo la rivalità tra le due ballerine è sempre stata molto accesa. Soprattutto dopo che Pippo Baudo ha letteralmente scaricato la Parisi nel suo programma in favore della Cuccarini, puntando tutto quello che poteva su di lei. Lorella Cuccarini e Eder Parisi non hanno divergenze solo nel mondo del lavoro, come hanno dimostrato in più di una occasione, ma anche in contesti politici e ideologici. Diciamo che le due saranno sempre lontane come il giorno e la notte. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.